Venerdì 2 febbraio, buona giornata a tutti. Il sole è sorto alle 7.31 e tramonta questo pomeriggio alle 17.39. Dopo alcuni giorni di interruzione, per motivi tecnici di sicurezza legati al server, guardiavecchia.net ha ripreso la normale comunicazione. Apriamo subito le informazioni pubblicate questa mattina sulle pagine di Guardia Vecchia. Incendio all'ecocentro, indagini serrate dei carabinieri, dalle immagini delle telecamere della Marina Militare, preziosi indizi. Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di La Maddalena e di quelli di Olbia, nessuna ipotesi viene tralasciata. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere della città, con particolare attenzione a quelle dell'autoreparto della Marina Militare, poste nelle immediate vicinanze dell'ecocentro di Moneta. Nel frattempo si attendono nuove disposizioni sul servizio del ritiro rifiuti da parte del centro operativo comunale per la prossima settimana. Quest'anno si aprono le celebrazioni del 250° anniversario della parrocchia di Santa Maria Maddalena. Mercoledì 31 gennaio scorso, alle ore 18, si è svolta presso la parrocchia di Santa Maria Maddalena la Santa Messa Solenne con il canto Te Deum, ufficiata dal parroco Don Domenico De Gortes e dal suo vice Don Davide Mela. Arrestato ieri notte dai carabinieri di La Maddalena un cameriere incensurato di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che si sono lamentati del continuo vai e vieni di alcuni giovani che lo incontravano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Da liberissimo.net di Antonello Sagheddu leggiamo: emergenza rifiuti, la situazione pare stia migliorando, ma il problema sussiste fino a quando la ditta non provvederà al reintegro di altri mezzi. Da qui a marzo ritorneranno un sacco di amici. Ci risiamo, tutto è pronto per baci e abbracci, si preparano nuovi scenari e promesse. A farlo sono sempre i soliti cantastorie che conosciamo da tempo. Nuova cartellonistica dell'ente parco. Nei giorni scorsi sono arrivati all'ente parco una serie di cartelli che indicano le zone e fortificazioni dell'isola di Caprera. Tra questi anche i cartelli che invitano a non abbandonare i rifiuti, di tenere i cani a guinzaglio e raccogliere i loro escrementi. Risistemata la telecamera in piazza Santa Maria Maddalena. Qualche tempo fa un camioncino aveva urtato il palo che sosteneva la telecamera e alcuni segnali stradali in piazza della chiesa. Dopo l'intervento del consigliere Mureddu, l'Unione dei Comuni ha provveduto al ripristino della telecamera di sicurezza. Restaurata l'Italia a Stagnali. Sono trascorsi 30 anni dall'ultimo restauro dell'opera storica di Stagnali. Oggi, grazie alla buona volontà di Antonio Soloperto, l'Italia di Stagnali è stata rimessa in sesto. Gli anni dell'Isola Felice, il libro del nostro amico e collega, l'indimenticabile Francesco Nardini, scritto assieme a Salvatore Abate, sta per essere presentato. Concludiamo dando uno sguardo al meteo di questa mattina. Oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima è di 12 gradi, la minima di 6 e lo zero termico si attesta sui 1667 metri. I venti sono al mattino deboli con un'intensità massima di circa 13 km orari e provengono dai quadranti sud. La pressione al suolo è di 1002 millibar. Il mare sulle bocche di Bonifacio è mosso. Noi. E certe cose le abbiamo dimenticate e gli altri non sanno cosa si sono persi.